Allora, eccoci qua per il primo video, quello che vi avevo promesso sull'applicazione veloce della cartina. E allora, io ho due tipologie di cartine: questa di Crystal con un'aletta, che è quella farfalla, la Butterfly, e queste qui di Brillbird, che ne hanno due di alette. Sono tutte e due molto valide. Questa rimane molto più ferma rispetto a questa, però in entrambi i casi sono tutte e due molto buone, rimangono ben incollate e salde per tutta la durata del lavoro. Allora, io vi faccio vedere come applico la cartina in modo veloce che mi è stato insegnato in un corso. E che adesso sto utilizzando sempre. Quindi dovete prendere la cartina in questo modo, con la mano sinistra staccare la cartina, con l'indice bucare il talloncino, il cerchietto e incollarlo sotto. Poi le prime volte farete un po' fatica, ci vorrà un po' di tempo per capire bene la sequenza, ma poi una volta imparata si va velocissimi. Con la sinistra si dà un po' di forma, si rolla la cartina in modo da renderla già preformata, si incolla un pochettino l'aletta sotto, si staccano i lembi sopra, io li piego un po' in modo che non mi si attacchino quando vado a provare se la misura è corretta, e la schiaccio anche un po' per dare bene anche la forma tonda se devo fare una quadrata, o comunque si allarga bene per prendere la misura del dito, perché altrimenti si attacca in ogni bordo e fate fatica. Poi si prende la misura. Queste cartine hanno una riga centrale. Questa riga deve essere perfettamente a metà dell'unghia, in modo che quando ricostruite non vi venga storta. Quindi, controllato che la cartina, e anche perché la cartina poi è messa in modo perfetto ed è dritta, quindi controllato che sia a metà dell'unghia e che sotto sia perfetta, che aderisca bene. Qua si fa fatica a vedere perché io ho un'unghia ricostruita, non avevo un'unghia naturale. Controllato questo e guardato anche da questa angolatura che sia perfettamente dritta, possiamo attaccare bene i lati, che è la parte più importante, stringere sotto qua. A seconda della forma che dovete fare, quadrata, lasciate il tondino aperto, stiletto, lo schiacciate un po' di più, e poi se volete anche agganciare questa parte sopra, lo potete fare. Quindi così la cartina si mette in pochissimo tempo, rimane saldissima e già perfettamente posizionata in modo corretto, perché io quando la applicavo, aprendola totalmente, la parte sotto veniva sempre un po' più spostata, veniva storta. Poi la controllate così, in questo modo dritto, che sia proprio perfettamente corretta. Una volta fatto questo, poi procedete qui a 45 a fare i famosi taglietti che servono poi per la pinzatura, che vi farò vedere in un altro video. Per ora è tutto e spero che vi sia stato di aiuto, e essendo anche il primo video, magari qualche errorino l'ho anche fatto. Ciao a tutti e saluto tutti. Ciao.